adesso ci faremo una passeggiata, perché queste sono le nostre zone, qui ci abitiamo per le vie del quartiere, vediamo cosa succede. Andiamo Alessandra? Bene. Il primo intoppo, eccolo qua. Come potete notare, questa è via Malagodi, completamente bloccata al passaggio di Alessandra. Alessandra, vuoi dire qualcosa? Che schifo. Solo questo? Ti pare normale tutto questo? Eccoci. Facciamo passare Alessandra. Alessandra, adesso puoi passare. Andiamo avanti e vediamo la situazione com'è. Toglie il cassanetto, dove lo rimette? Vai, fratello, corri, corri, correte. Ma era peggio qui, dovendo prendere la... Continuiamo qui su via Malagodi, fortunatamente qua Alessandra si passa. Allora, quello che io volevo dire, Barbara, vai, andiamo. Semplicemente nel supermercato di poveri. Sono uscita per andare a lavorare, ho trovato un covo che era più grande del mio gatto e che questa denuncia è una denuncia semplicemente da parte dei cittadini di questo quartiere. Quindi è un'iniziativa esclusivamente dei cittadini. Oggi, andiamo avanti. Andiamo avanti con la passeggiata, Alessandra, vai. Andare a quel negozio che vende prodotti per il lavoro, che sta proprio lì. Qui siamo sul largo Camesena. Che caos, non si passa. Alessà, mi dispiace, ma purtroppo non puoi acquistare. Guardate che roba, guardate che roba. Barbara, per i poveri, questo è... vieni a vedere, guarda, vuoi di qualcosa? Per i poveri, questo è supermarket. Ci sta niente da dire, no? Vedi qualcosa? Veramente uno schifo. Qui è inutile pure spostarli, è impossibile. Dobbiamo solo andare in mezzo alla strada. Veramente schifoso.